Spirito Santo. Dove sono due o più riuniti nel mio nome, io sono in mezzo a loro, dice il Signore. Nel mese di febbraio, la terra continua a riposare, custodendo il seme che germoglierà. Cristo è il seme del Padre, è il chicco di grano che in terra muore per risorgere quale frutto di salvezza. E dal mistero pasquale che trae grazia di salvezza ogni celebrazione e preghiera quotidiana lungo l'anno. Cantino dunque i credenti a Dio, perché Egli è Padre del Signore nostro Gesù Cristo e a cura di ogni creatura. La creazione ancora non era quando ci scelse per essere santi e immacolati per Lui nell'amore, predestinandoci a essere Suoi figli adottivi. Accogliamoci gli uni gli altri e disponiamoci a comprendere il significato profondo dell'adorazione del Santissimo Esposto. Diciamo insieme: venite, adoriamo il Signore. Sia benedetto il Dio, il Padre di Gesù Cristo, il nostro Signore, che per lo Spirito ci ha benedetti con ogni bene dai cieli nel Cristo. Venite, adoriamo il Signore. La celebrazione e la creazione ancora non era quando ci scelse per essere santi e immacolati per Lui nell'amore, predestinandoci a figli adottivi. Venite, adoriamo. Sempre in grazia di Cristo Gesù, secondo quanto Egli stesso ha voluto, a lode e gloria del Santo Suo amore, che ci ha donato nel Figlio diletto. Venite, adoriamolo. Noi tutti abbiamo, mediante il Suo sangue, la redenzione in Lui da ogni colpa, la remissione dei nostri peccati nell'infinita ricchezza d'amore. Venite, adoriamolo. Amore offertoci senza misura con l'abbondanza di ogni sapienza e intelligenza per farci conoscere ora il mistero di quanto ha deciso. Nel beneplacito suo Egli aveva in sé formato già prima, da sempre, questo disegno da compiere in Lui, giunti che fossero i tempi e pienezza. Unificare nel Cristo ogni cosa qui sulla terra e lassù nei Suoi cieli, in Lui nel quale noi tutti ora siamo chiamati a essere anche gli eredi. La gloria dunque i credenti ora cantino a Dio, che è Padre di ogni creatura, che nel Suo Figlio dà pace e salvezza e nello Spirito compie ogni cosa. Thank you.
sia lodato e ringraziato ogni momento. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Sia lodato e ringraziato ogni momento. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Sia lodato e ringraziato ogni momento. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Grazie, Signore, perché ci hai chiamati a stare alla Tua presenza questa sera. Ti ringraziamo per tutti i benefici che Tu compi nei nostri cuori, nelle nostre persone, nelle nostre famiglie, ovunque ci troviamo. Il Tuo amore è immenso, raggiunge ognuno di noi, ovunque ci troviamo. Ti ringraziamo per la Tua immensa misericordia, ma questa sera vogliamo mettere nelle Tue mani anche tutti i nostri bisogni, di quelle famiglie che vivono la divisione all'interno, che non sono capaci di riconciliarsi, di quei genitori che non riescono a relazionarsi con i propri figli. Vogliamo mettere nelle Tue mani, Signore, i nostri dubbi, le nostre incertezze, i nostri problemi, perché sappiamo che solo Tu trasfiguri ogni cosa, porti gioia nei nostri cuori ogni volta che stiamo alla Tua presenza. Ci rassicuri, ci rassereni, e noi siamo fiduciosi questa sera che le nostre preghiere verranno accolte. Grazie, Signore. E per disporre meglio il nostro cuore, la nostra mente, in questo momento così importante per vivere la presenza di nostro Signore, invochiamo lo Spirito Santo e diciamo insieme: vieni Spirito Santo, sia ogni cuore un vivo tuo tempio. Dice il Signore: beato quel popolo il cui Dio è il Signore, il popolo che si è scelto come sua eredità. Beato è l'uomo che si affida al Signore, sarà come albero piantato sulla sponda di un ruscello che produce frutto a suo tempo e il cui fogliame non appezzisce mai. Vieni, Spirito Santo, sia ogni cuore un tempio. È un Dio giusto il Signore, e beati coloro che sperano in Lui. Buono e retto è il Signore, egli mostra la via al peccatore. I suoi sentieri sono tutti grazia e lealtà. Beato chi a Lui si affida, beati quelli che ascoltano la parola di Dio e la custodiscono. Vieni, Spirito Santo. Beati i vostri occhi, fratelli, che han veduto la salvezza del Signore. Molti profeti e re desiderarono vedere quello che voi avete veduto, ma non lo videro, udire quello che voi avete udito, e non l'udirono. Beati coloro che hanno creduto nel compimento delle cose dette dal Signore, e beati tutti i fratelli che, pur non vedendo, crederanno. Vieni, Spirito Santo. Rallegrateli tutti, eravate come pecore perdute, ma siete stati ritrovati dal Signore, il quale vi ha messo in spalla tutto contento. Sempre in cielo ci sarà più gioia per un peccatore che è ritrovato che per 99 giusti che non si sono perduti. È un Dio giusto il Signore, e beati coloro che sperano in Lui. E Spirito Santo, ogni giorno.
Beati coloro che sono invitati al banchetto delle nozze dell'agnello e mangeranno felici il pane del regno. Saranno una moltitudine e verranno dall'Oriente e dall'Occidente e siederanno a mensa con Abramo, Isacco e Giacobbe nel regno dei cieli. Siate simili ai servi che aspettano il loro Signore quando tornerà dalle nozze, per aprirgli subito quando giunga e bussi. Beati i poveri nello spirito, perché di essi è il regno dei cieli, e beati voi tutti i poveri, perché vostro è il regno del Padre. Beati tutti quelli che hanno fame e sete di giustizia, perché saranno saziati. Beati quelli che soffrono, perché saranno consolati. Vieni, Spirito Santo, sia ogni cuore vivo tuo tempo. Beati i misericordiosi, che presto l'aiuto, verranno aiuto. Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio. Beati quelli che lavorano per la pace, perché Dio li chiamerà suoi figli. I servi del Signore mangeranno e i sazi avranno fame. I servi del Signore giubileranno per la gioia del cuore, mentre gli altri grideranno per il dolore, urleranno per la tortura dello spirito. Saranno dimenticate le tribolazioni antiche. Ecco, infatti, dice il Signore, io creo nuovi cieli e nuova terra. Padre, la forza del tuo spirito, perché vinta ogni divisione e discordia, siamo riuniti in un solo corpo.
La comunità cristiana rende grazie al Signore dell'universo ed esulta per l'opera delle sue mani, da raccontare di generazione in generazione. Esprimiamo questi sentimenti con il Salmo 92 e con l'acclamazione. Ti rendiamo grazie, Signore, invochiamo il tuo nome. È bello dar lode al Signore e cantare al tuo nome, o Altissimo, annunziare al mattino il tuo amore, la tua fedeltà lungo la notte, sull'arpa a 10 corde e sulla lira, con canti sulla cetra. Ti rendiamo grazie, Signore, e invochiamo il tuo nome. Poiché mi rallegri, Signore, con le tue meraviglie, esulto per l'opera delle tue mani. Come sono grandi le tue opere, Signore, quanto profondi i tuoi pensieri. L'uomo insensato non intende e lo stolto non capisce. Ti rendiamo grazie, Signore, invochiamo il tuo nome. Se i peccatori germogliano come l'erba e fioriscono tutti i malfattori, li attende una rovina eterna. Ma tu sei l'eccelso per sempre, o Signore. Ti rendiamo grazie, Signore, invochiamo il tuo nome. Ecco i tuoi nemici, o Signore, ecco i tuoi nemici periranno. Saranno dispersi tutti i malfattori, i miei occhi li disprezzeranno, e contro gli iniqui che mi assalgono i miei orecchi udranno cose infauste. Ti rendiamo grazie, Signore, invochiamo il tuo nome. Il giusto fiorirà come palma, crescerà come cedro del Libano, piantato nella casa del Signore, fiorirà negli atri del nostro Dio. Ti rendiamo grazie, Signore, invochiamo il tuo nome. Nella vecchiaia darà ancora frutti, sarà vegeto e rigoglioso per annunziare quanto è retto il Signore, mia roccia, in lui non c'è ingiustizia. Ti rendiamo grazie, Signore, invochiamo il tuo nome. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Ti rendiamo grazie, Signore, invochiamo il tuo nome.
Preghiamo. Illumina, o Signore, i nostri occhi, perché possiamo cogliere nella storia il mistero della Tua azione incessante. Il Tuo fedele disegno d'amore per l'uomo apra le nostre labbra al canto di lode. Amen. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse: voi siete il sale della terra, ma se il sale perdesse il sapore, con che cosa lo si potrà rendere salato? A null'altro serve che ad essere gettato via e calpestato dagli uomini. Voi siete la luce del mondo. Non può restare nascosta una città collocata sopra un monte, né si accende una lucerna per metterla sotto il moggio, ma sopra il lucerniere, perché faccia luce a tutti quelli che sono nella casa. Così risplenda la vostra luce davanti agli uomini, perché vedano le vostre opere buone e rendano gloria al vostro Padre che è nei cieli. Parola del Signore. La parola che ascoltiamo è sempre una parola di speranza, una parola che ci aiuta a crescere nella fede, a comprendere che ormai non viviamo più per noi stessi, ma come ci ricorda l'Apostolo, viviamo nel Signore. E se ci impegniamo a vivere nel Signore, la nostra vita quotidiana, da quando ci alziamo, quando giungiamo la sera tardi a riposare, tutte le vicende che si presentano, le persone che incontriamo, gli eventi, in fondo sono tutti luoghi, occasioni per poter dare gloria al nostro Signore. Questo ci dice la parola che abbiamo ascoltato. Se noi operiamo per il regno di Dio, e questo non significa fare cose straordinarie, ma vivere l'ordinarietà con una sola legge, e la legge che la riassume, che riassume tutte le leggi, l'amore, vivere nell'amore. Coloro che guardano a noi, ma soprattutto non perché devono guardare noi, perché devono imitare noi, ma perché guardano come testimoni, come coloro che credono e rendono credibile la parola di Dio, possono, come ha detto il Signore, dare gloria al Padre che è nei cieli. E allora sì che è stupendo, no? Giungere a conclusione della giornata, fare una piccola resoconto di quanto è stato svolto e sapere che abbiamo anche messo qualche piccolo seme nei cuori delle persone che abbiamo incontrato, seme di fiducia, di speranza, di amore, di benevolenza, soprattutto di perdono. Quello che caratterizza il nostro essere cristiani, proprio il perdono. E come dicevo, non c'è bisogno di andare ad operare in luoghi lontani. Dobbiamo operare nel giardino che il Signore ci ha posto. È il giardino in cui ci ha posto il Signore la nostra famiglia, e la nostra comunità, e il nostro ambiente di lavoro,
È lì che dobbiamo impegnarci a coltivare, custodire e comunicare quell'amore che Lui gratuitamente ci ha donato, che Gesù virtualmente ci ha donato. Dove poter prendere questa forza comunque? Ecco, qui questa sera noi viviamo questo tempo meraviglioso che Lui stesso ci ha voluto donare, alla Sua presenza. È nel silenzio, in fondo, che il Signore ci parla. È nel silenzio che noi comunichiamo a Lui anche, col nostro cuore, tutte le nostre preoccupazioni, ma anche le nostre preghiere. Questa sera certamente abbiamo pregato anche per la pace nel mondo. Abbiamo pregato affinché questa pandemia possa dissolversi. Abbiamo pregato per i nostri cari, per le persone che soffrono, con la certezza che il Signore ascolta. Dobbiamo uscire questa sera da questo luogo santo con quell'esortazione che Gesù stesso faceva, no? E poneva anche a coloro che si rivolgevano a Lui per chiedere guarigione. Credi? Noi crediamo. È in forza di questo credo che possiamo realizzare nel nostro piccolo una specie qui in mezzo a noi, e che il suo amore. Questo è l'impegno che dobbiamo mettere in atto: amare. Non stancarci mai di amare. Sia lodato Gesù Cristo. Thank you.
Esprimiamo la nostra infinita gratitudine al Signore per il dono della vita e del memoriale della sua Pasqua che ha lasciato la sua Chiesa. Diciamo insieme, noi ti lodiamo e ti ringraziamo, Signore. Per l'offerta del tuo corpo e del tuo sangue, noi ti lodiamo e ringraziamo. Per la vita di ogni giorno, per i frutti della terra che ci doni, per il tuo esserci sempre accanto, per la speranza che infondi nei nostri cuori, per averci reso capaci di amore e di testimoniarti, per lo Spirito Santo che infondi, per la salvezza offerta al mondo, per la missione che affidi a ciascuno, per i talenti che ci affidi, per il dono di Maria tua madre, per la tua misericordia, per i doni di sante vocazioni che fai alla Chiesa, per la gioia e la forza che vengono dalla tua parola, per i coniugi che nell'amore nuziale sperimentano la forza del tuo amore, per il dono dei sacramenti, sostegno al nostro cammino. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Dio sia benedetto. Benedetto il suo santo nome. Benedetto Gesù Cristo, vero Dio, vero uomo.
Benedetto il nome di Gesù. Benedetto il suo sacratissimo cuore. Benedetto il suo preziosissimo sangue. Benedetto Gesù nel santissimo sacramento dell'altare. Benedetto lo Spirito Santo Paraclito. Benedetta la Gran Madre di Dio, Maria Santissima. Benedetta la sua Santa Immacolata Concezione. Benedetta la sua gloriosa Assunzione. Benedetto il nome di Maria, Vergine Madre. Benedetto San Giuseppe, suo castissimo sposo. Benedetto Dio nei suoi angeli e nei suoi santi.